Care e cari tutti, benvenuti alla nostra prima edizione di ASPI Web TV. Troverete all'interno gli approfondimenti del nostro mondo e le informazioni principali, e per cui a tutte e a tutti voi buon divertimento e buona visione. Per la rubrica Flash News ASPI, a voi le seguenti informazioni. Un aggiornamento sui nostri programmi di prevenzione svolte nelle classi di scuola elementare e medie. Il progetto Dillo Forte ha ripreso avvio dopo la fase pilota e coinvolgerà 16 classi fino alla fine dell'anno scolastico. Siamo molto contenti di tutto ciò. Secondo progetto Join for Respect, che è stato avviato a settembre dello scorso anno e fino alla fine di questo anno scolastico coinvolgerà oltre 30 classi. Anche di questo progetto legato al bullismo e al cyberbullismo siamo molto soddisfatti. E infine un aggiornamento per il progetto Sono Unico e Prezioso, che con la versione aggiornata del percorso tratterà sempre le nostre tematiche ma con un taglio più interattivo e al passo coi tempi. Altra informazione molto importante è relativa alla giornata del 30 aprile, che come risaputo è la giornata internazionale dell'educazione non violenta. A tal proposito, in Svizzera vivremo finalmente questa festività con un sapore davvero dolce, perché lo scorso mese di dicembre il Parlamento ha definitivamente approvato questa nuova normativa che verrà inserita nel Codice Civile, la quale vieterà ogni forma di maltrattamento in ambito educativo domestico. Per la Svizzera finalmente un passo avanti decisivo. Un'altra informazione importante è l'operazione che grazie al Lions Club Lugano Ceresio porteremo avanti, che si chiama Cerchio Bianco ed è un'asta di beneficenza che grazie alla creazione di 12 orologi eseguiti e concepiti da Vito Noto saranno messi all'asta e i proventi dell'asta saranno tutti interamente devoluti alla nostra fondazione per poter operare ancora meglio. In sovrappressione vedrete il sito dedicato a questa operazione e vi ricordo che la preasta per le vostre eventuali offerte è già aperta. Grazie mille di cuore a tutti. Infine, un'ultima notizia importante, abbiamo realizzato un'intervista scritta a Gabriela Giura Dasville, è la fondatrice e promotrice dell'osservatorio Agora. È una piattaforma che ha come missione quella di combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza online. Per cui molto interessanti le parole di Gabriela e un auspicio di buona lettura a tutti quanti voi. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni con cui i nostri giovani e giovanissimi possono essere confrontati molto spesso. In Svizzera infatti le cifre sono allarmanti. Dalla necessità di parlare di queste tematiche e di fare qualcosa di concreto per prevenirle è nato il programma Join for Respect. Lara Sgragen e Mara Menghetti, le responsabili del programma, sono state intervistate da Emma e Pietro. Come ti chiami e cosa fai nella vita? Mi chiamo Lara, di formazione sono pedagogista e lavoro da 14 anni presso la Fondazione ASPI e sono mamma di due figli, uno di 10 e uno di 7. Mi chiamo Mara, di formazione ho fatto il master interdisciplinare sui diritti dell'infanzia e da un anno sono diventata vice responsabile di progetto presso l'ASPI. Da 14 anni è attivo il programma EVAI, che è un programma di prevenzione all'uso delle tecnologie, all'interno del quale già trattiamo il tema del bullismo e del cyberbullismo. E sulla nostra esperienza sul campo abbiamo notato un forte bisogno espresso sia dagli allievi sia dai docenti di approfondire l'argomento del bullismo e del cyberbullismo, in particolare parlare di conseguenze a livello emotivo, sociale, legale e definire delle strategie di intervento. Parlare di bullismo e di cyberbullismo significa parlare di rispetto, di accettazione dell'altro e capire il ruolo che un gruppo può avere a livello preventivo e protettivo. Hashtag Join for Respect, unione e rispetto. Noi siamo proprio convinte che queste due sono delle componenti fondamentali per aiutare a sviluppare delle strategie efficaci per aiutare tutte le persone coinvolte in situazioni di bullismo e cyberbullismo. Allo stesso tempo vogliamo promuovere la responsabilità di ognuno di noi che ha per contribuire a creare un ambiente sano e di benessere in cui ognuno
si possa vivere sereno. Abbiamo aggiunto l'hashtag all'inizio proprio perché sarebbe importante, importantissimo che questo messaggio diventi virale. Vi è già capitato di sentire delle storie di sofferenza? Sì, purtroppo ci capita spesso di sentire delle storie di sofferenza, a volte anche molto profonda, e questa sofferenza, ci tengo a dire, che non riguarda solo le vittime, ma riguarda tutti, la classe intera, quindi spettatori e anche i bulli. Allora, il progetto si sviluppa su due incontri, idealmente due mezze giornate. Durante la prima parte andiamo proprio ad approfondire e sviscerare quello che è il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, anche parlando di che cos'è, definirlo, capirne le ragioni, le conseguenze, le emozioni di tutte le persone coinvolte. Nella seconda parte invece vogliamo proprio allenare quattro competenze che sono fondamentali per il benessere di classe. Queste competenze sono la collaborazione, il rispetto, la fiducia e l'empatia. Durante tutto il progetto invitiamo i docenti di classe a partecipare in maniera attiva, proprio perché in una situazione di bullismo, cyberbullismo, sono tante le persone coinvolte, ci siamo anche noi adulti, come genitori, insegnanti, educatori, direttori. Quindi è importante che ognuno di noi faccia qualcosa e insieme al docente andiamo proprio anche a definire delle regole di classe per promuovere il benessere tra tutti gli allievi. Come faccio a portarlo nella mia scuola e a che ordine scolastico si rivolge il progetto? Il progetto si rivolge all'ordine scolastico delle scuole elementari, in particolare quarta e quinta elementare, e alle scuole medie, tutte le classi di scuola media. Un docente di classe, un docente titolare, un docente di sostegno, una direzione interessata ci può contattare via mail o per telefono e programmare un intervento. Abbiamo incontrato Evan, Ilaida e Maela nella loro scuola di Gravesano, pochi giorni dopo aver svolto il programma Join for Respect. Con loro a quattro occhi abbiamo cercato di capire quanto sia stato utile per loro questo programma. Ciao ragazzi, ciao. Grazie ciao. Di essere qui. Voi avete appena concluso il programma Join for Respect, sì. A cui avete partecipato un paio di giorni fa. E durante questo programma avrete sicuramente appreso che la Svizzera è un po' il fanalino di coda, la prima purtroppo della classifica in Europa su questo argomento. E infatti in Svizzera un bambino o una bambina su 10 è vittima di bullismo. Ciò significa che potenzialmente in una classe di 20 persone, di 20 studenti, ben due bambini, ben due ragazzi potrebbero essere vittima di bullismo. Quindi la prima domanda che vorrei farvi è: quanto è importante per voi parlare di questi temi nel contesto scolastico? Allora, secondo me è molto importante perché comunque le cose che abbiamo appreso martedì sono state molto utili anche come lezioni di vita che servono magari a chi è vittima di bullismo e a chi assiste oppure magari il bullo che bullizza, magari con questa attività potrebbe capire e mettersi nei panni della vittima. Grazie. Come ha detto anche la mia compagna Ilaida, il bullismo è molto importante parlarne piuttosto, perché magari la vittima di bullismo avrà qualche consiglio che ci ha dato questa associazione ASPI. Quindi saprebbe cosa fare. Sì. Tu. Come hanno detto i miei compagni, secondo me è molto importante, perché magari nella classe c'è un bullo che dopo quello che abbiamo passato con l'associazione ASPI potrebbe capire che sta facendo del male a una persona e magari cambia. Ok, interessante, quindi avete tirato insieme sia la parte della vittima che del bullo, che sono un po', ecco, assieme agli spettatori e gli attori che concorrono, sì, sì, purtroppo in una vicenda di bullismo. E ad accompagnare il nome del programma, che è Join for Respect, c'è questo slogan: uniti per il rispetto. Cosa significa secondo voi essere uniti per il rispetto? Uniti per il rispetto è che l'unione fa la forza, perché se tutti siamo uniti nessuno ci può far male, e per il rispetto è che anche se siamo uniti dobbiamo rispettarci a vicenda, collaborare ed essere una squadra unita. Come la mia compagna ha detto, durante
l'attività abbiamo visto un video dove c'era questo ragazzo vittima di bullismo e due ragazzi con uno sguardo hanno capito che dovevano aiutare questo ragazzo e allora si sono uniti e sono andata ad aiutare la vittima. Ora vi faccio l'ultima domanda che riguarda il programma che avete seguito. C'è un'attività, un momento che vi è piaciuto in particolar modo e che volete raccontarci? A me è piaciuto molto quando abbiamo visto il video e abbiamo analizzato insomma come comportarci nelle vicende di bullismo oppure come reagire e come aiutare chi è vittima di bullismo. A me è emozionato molto quando abbiamo guardato il video e i ragazzi si sono uniti a proteggere il ragazzo che era vittima di bullismo da mesi da dei ragazzi che lo trattavano male. A me è piaciuto molto dopo il video che abbiamo visto fare un piccolo schema dove vedevamo le emozioni della vittima, dei bulli e degli spettatori. E quella mi è piaciuta. Non ci si aspetta forse che anche il bullo provi determinate emozioni che sono forti. Tipo magari la rabbia che dopo la sfoga su altra gente. Da grande voglio fare l'influencer. Sgrani gli occhi, guardi tuo figlio o tua figlia e non sai cosa pensare, né men che meno cosa dire. Attratti da facili guadagni e da vite patinate, sempre più giovanissimi si lanciano nelle reti social, cercando magari di emulare i loro idoli. Un'opportunità di professione o una chimera costellata da rischi e insidie? Ne abbiamo parlato in questo approfondimento con diversi attori, a cominciare da chi questo lavoro lo fa per davvero. Alessandro Crivelli, TikToker ticinese dai numeri da capogiro. Ad oggi sono arrivato circa a 3 milioni su TikTok e a 360.000 follower circa su Instagram e credo che il motivo per il quale io sia riuscito ad arrivare a questi grandi numeri sia semplicemente la spontaneità e la passione. Io sui social ho iniziato circa in seconda media nel 2016 quando avevo 14 anni. Ho scoperto Musical.ly, che adesso è TikTok, che era questo social che faceva contenuti video con la musica, era una cosa completamente innovativa, anche se oggi sembra super scontato, ai tempi non lo era. E siccome era qualcosa che aveva sia la musica che una mia passione e l'intrattenimento insieme, mi ha attirato e ho deciso spontaneamente di farlo così, per pura passione, per puro divertimento, senza pensare che un giorno sarebbe diventato tutto ciò. Oggigiorno che ho anche varie collaborazioni con brand, diciamo che sia per la appunto creazione di collaborazioni e contenuti personali, impiego parecchie ore tutto il giorno praticamente, perché sia mi richiede tempo sia guardare i contenuti degli altri per capire di cosa si parla al momento, sia per me per trovare idee. Quindi sicuramente almeno 5 ore al giorno. Per fare una collaborazione ci vuole un paio di ore perché devi trovare l'idea che va scritta, quindi devi mandarla, poi loro ti dicono va bene, però magari devi indossare dei vestiti scuri, tutte queste cose qua. E poi devi appunto fare le inquadrature, fare il montaggio da solo, magari voice over, parlarci sopra e poi te li rimandano indietro perché non va bene. È lungo come lavoro, sì. Il mondo degli influencer, il mondo dei social non è sempre perfetto come tutti pensano. Ci sono aspetti positivi e negativi. Sicuramente avere un grande seguito all'interno di un paese così piccolo come il Ticino ha avuto anche molti lati negativi perché c'è ancora tanta chiusura mentale, molte persone sono gelose o semplicemente non capiscono quello che fai. Essendo che ho iniziato questa cosa anni fa quando ero più piccolo, non sempre me la sono vissuta benissimo. Ma con il crescere ho capito che alla fine non c'era nulla di male, stavo semplicemente facendo quello che mi piaceva. Posso capire che chi incomincia da più piccolo deve essere consapevole di quello che va incontro perché le persone sanno essere tanto cattive. Sicuramente mi è capitato spesso di pensare mollo tutto, ma non tanto per un singolo insulto nei commenti o anche di persona, cosa che non succede quasi mai perché è sempre dietro lo schermo, ma più che altro perché è una cosa veramente tanto impegnativa. Soprattutto io mi sono creato questo personaggio che non è distaccato dalla mia persona, però è sempre comico, sempre felice e spesso può arrivare a darti un senso di perdita dell'identità. Stai lavorando per la tua persona, tu sei il prodotto ed è tanto impegnativo e stressante, soprattutto a un'età in cui si cambia. Se la vostra domanda è bello essere un influencer, potrei farlo anch'io, me lo consigli? Onestamente dipende dal tipo di persona che sei. Io consiglio alle persone che magari sono un po' riservate a forzare questa cosa giusto per ottenere numeri, giusto per ottenere soldi o una vita perfetta che in realtà non esiste.
Lo consiglio più che altro a chi ha sempre avuto questo sogno dell'intrattenimento o semplicemente a chi lo vuole fare per passione, perché è una cosa comunque tanto impegnativa. Daniele Parenti è il direttore del CERD, il Centro di Risorse Didattiche e Digitali del Canton Ticino. E ci è sembrata subito una buona idea rivolgerci a lui per capire quali siano i criteri e le regole per stare sulle piattaforme social ed effettivamente monetizzare. Sentiamo cosa ha da raccontarci. Uno dei temi per i quali certamente è opportuno così avere qualche informazione è l'età con la quale si può iniziare a monetizzare. Di solito nel digitale, nell'online, l'età ufficiale è quella della maggiore età, quindi dei 18 anni. Tuttavia è possibile comunque monetizzare anche a età inferiori, e in questo caso ci sono delle condizioni che alcune piattaforme richiedono, per esempio il fatto che ci siano i genitori a fare da garanti, quindi in questo caso è possibile monetizzare anche prima. L'altro aspetto che interessa certamente tantissimo sono i guadagni, e in questo caso a me viene in mente sempre un paragone che è quello che appassiona molti ragazzi, soprattutto maschi, che è il calcio. In questo caso è utile ricordare che in realtà sono molto pochi quelli che ce la fanno a guadagnare con questa attività. Nel calcio ci sono statistiche impietose rispetto a chi davvero riesce a sfondare. La stessa cosa vale per gli influencer. Ogni piattaforma ha le sue regole, però parliamo sempre di numeri elevati, per cui per cominciare a guadagnare qualcosa, per esempio, è necessario avere almeno 10.000 follower, diverse decine di migliaia di visualizzazioni, quindi insomma non è certamente facile guadagnare con questi strumenti, i numeri devono essere importanti. Un influencer al giorno d'oggi, a mio modo di vedere, deve avere delle solide competenze, sia tecniche sia a livello così di comunicazione. Tant'è vero che ci sono delle formazioni oggi che vengono proposte, molto spesso anche a livello accademico. L'orientamento è soprattutto legato un po' al marketing o al web marketing, quindi diciamo è uno strumento, è una formazione, una professione che chiede, quindi a mio modo di vedere, delle competenze solide. Tuttavia ci sono comunque delle possibilità per arrangiarsi anche con strumenti meno professionali e competenze meno importanti, per cui è vero che al giorno d'oggi ci sono software con i quali si possono montare dei video in modo molto semplice e poi con dei contenuti magari non per forza così articolati, magari comunque si riesce lo stesso a in qualche modo a sfondare. Qua ad esempio penso che ce ne siano diversi, però ecco, immagino che nel futuro anche qua la qualità prevarrà. Poi ricordiamoci che queste piattaforme hanno dei limiti di età ben definiti che bisogna rispettare, che anche noi chiediamo sempre che si rispettino anche a livello normativo. La maggior parte delle piattaforme chiede almeno 13 anni, ce ne sono altre che vanno anche a 16, per cui certamente questo è un requisito importante, non solo per l'utilizzo, ma poi anche per appunto monetizzare con questi strumenti. Crescere significa anche cercare e trovare il proprio posto nel mondo. E da sempre più giovani sono mossi da speranze e sogni per il proprio futuro. Un tempo si sognava magari di calcare il palcoscenico o di giocare su un campo di calcio. Oggi i nostri ragazzi e ragazze hanno questa aspirazione di diventare influencer sempre più precocemente. Premesso che i sogni non vanno mai spenti, cosa c'è dietro a questa aspirazione? E noi genitori o adulti di riferimento, come possiamo parlare ai nostri giovani di tutto ciò? Ne abbiamo discusso con Alberto Pellai, noto psicoterapeuta e autore di molti bestseller di psicologia. Dentro al sogno di diventare influencer c'è la falsa credenza
che la popolarità è la chiave di accesso al successo e all'adultità. Ciò che conta nella vita è che lo sguardo degli altri si ponga su di te e ti dica che sei una persona di grande valore. E questo è effettivamente quello che cerchiamo di fare quando siamo adulti, cioè tenere e ottenere il nostro posto nel mondo. Ma per fare quello ci vogliono competenze, ci vuole una formazione, ci vuole una preparazione, ci vuole anche una maturità emotiva e cognitiva. L'influencer invece è un sogno aspirazionale dove la percezione che hai è che basta apparire dentro un social media facendo, dicendo qualcosa che sembra essere molto popolare al momento e tutto il resto verrà da sé. Quando stai crescendo la tua aspirazione non dovrebbe essere la popolarità, dovrebbe invece essere riuscire a abitare bene la tua vita reale, socializzare bene con le persone che hai intorno a te, non con quelle che non conosci, e soprattutto dovrebbe essere un tempo di allenamento e di addestramento alla vita. Va molto bene che i nostri figli e figlie preparino video, si mettano in gioco in attività molto creative e stimolanti. Ciò che non va bene è che poi queste cose debbano finire in un'arena pubblica che viene valutata, sottoposta a giudizio, a volte commentata anche in modo molto malevolo, cosa che improvvisamente fa vedere l'altro lato della medaglia. Quando ancora non sei nessuno, se vuoi diventare tutto e ti esponi al giudizio degli altri, là fuori non trovi solo persone attente e competenti come i tuoi genitori ed educatori che sanno accogliere tutto di te, ma trovi un mondo che ha sensibilità diverse, competenze diverse, e improvvisamente il tuo sogno di diventare l'influencer del momento potrebbe trasformarsi in un incubo. Potresti scoprire che quello che dice che fai nell'online non a tutti piace e che nel vederti, no, ancora così piccolo, incompetente, non capace di gestire un'immagine così complessa come quella che ti richiedono i media, potrebbe metterti davvero un po' sotto la gogna del giudizio degli altri. Forse un'osservazione importante su cui noi adulti dobbiamo riflettere è che tutti coloro che sono diventati molto famosi e molto popolari da bambini o in preadolescenza hanno avuto adultità davvero molto faticose e molto complesse, cosa che ci dice che in età evolutiva quello che dobbiamo fare non è essere dentro a una carriera che ci fa guadagnare soldi e che ci rende riconoscibili alle persone sconosciute, ma in realtà è acquisire tutti quegli strumenti e quelle competenze che quando saremo grandi e perciò saremo pronti anche per quel passaggio ci metteranno sulla scena della vita, al centro del mondo, e faranno vedere agli altri chi siamo veramente.